Benvenuti al Messaggero Veneto, alle ragazze dell'ITAS Ceccarelli Martignacco, Serie A2 di volley femminile. Le ragazze stanno andando molto bene, qui c'è coach Gazzotti che ormai è un abitué anche della redazione perché allena Martignacco da una vita, e la capitana che si deve presentare. Sono Dalia Modestino e sono il capitano della Libertas Martignacco. E che cosa vuol dire essere capitano della Libertas Martignacco? Vedo che siete molto, siete un bel gruppo, mi pare di capire. Beh sì, io sono qui già da 3 anni in realtà, quindi per me, anche io sono un po' friulana d'adozione e quindi per me il significato di capitano è importante, appunto rivestire questo ruolo quest'anno è veramente un onore, ecco, per me. Il coach mi diceva, in prima fila ci sono 3 ragazzette che sono il nostro futuro, poi abbiamo la straniera fortissima, che dopo avremo una chicca, è un gruppo che era partito sostanzialmente per salvarsi, no? Per mantenere la categoria, almeno dalle dichiarazioni che facevate, e invece non solo l'avete mantenuto, ma state nella seconda fase facendo un po' ammattire tutte le rivali. Sì, è vero, hai detto bene. Intanto il gruppo quest'anno è molto giovane, è stato ampiamente rinnovato, ma abbiamo tenuto 3 o 4 elementi della stagione passata che sono stati un po' il collante per tutto il resto del gruppo. E le nostre perplessità, i nostri timori a inizio stagione era che, essendo un gruppo così giovane, le possibilità di fare un campionato come abbiamo fatto insomma non erano elevate, per cui noi c'eravamo, come tutti gli anni che siamo qui, che sono qui, preposti l'obiettivo della salvezza. E quest'anno invece, noi non solo quest'anno, perché anche anni passati l'abbiamo fatto, però quest'anno l'abbiamo fatto con una serenità, con una tranquillità e anche con una qualità di gioco anche per me sorprendente, perché io ho intuito da subito che questo era un gruppo che aveva dentro il fuoco, che aveva voglia di lavorare e che stava bene insieme. E i risultati alla fine ci hanno premiato, perché abbiamo fatto, secondo me, un girone, una regular season oltre le grandi aspettative, ma la soddisfazione maggiore è che in tutta la regular season e in tutte le gare che stiamo facendo adesso contro squadre nettamente più forti, noi giochiamo quasi sempre bene. Poi non vinciamo perché ci sono squadre più forti di noi, però faccio fatica a ricordare gare dove abbiamo ampiamente deluso. Cioè noi quelle che sono le nostre caratteristiche, quelle che sono le nostre possibilità, le mettiamo in campo ogni domenica, grazie anche al fatto che durante la settimana loro si allenano con la determinazione che ci ha portato a questi risultati. Ecco coach, abbiamo in sala qui timida la signora Ceccarelli, che non vuole intervenire, ma è un po' la mamma di tutte, no? Ma lei è qui da tanti anni. Lei arriva si sente dall'accento, da una terra di pallavolo. Cosa ha trovato in Friuli per stare così tanto? Perché qui c'è progettazione, entusiasmo, non so, la voglia di lanciare i giovani. Come mai si è abbonato al Friuli lei? Beh, allora, intanto tutto questo senza la famiglia Ceccarelli non esisterebbe. Io sono arrivato in Friuli 7 anni fa e ho conosciuto il presidente Bernardino Ceccarelli. Ci siamo, tra virgolette, sportivamente piaciuti subito e io ho sposato in pieno quelle che erano le sue idee, quello che era la sua filosofia, cioè quindi squadre con ragazze giovani, con voglia di lavorare, con voglia di emergere, piuttosto che magari le atlete già arrivate. E quindi tutte le stagioni che io ho fatto qua sono state caratterizzate da questa filosofia, da questa impostazione. Anche adesso che purtroppo non c'è più il presidente, però noi abbiamo portato avanti questa idea, questa filosofia, e non è un segreto, non è neanche una sviolinata, ma ovviamente senza prima l'apporto del presidente, adesso di Maria Rosa Ceccarelli, cioè tutta questa squadra, tutto questo bene che stiamo facendo, senza di loro non sarebbe assolutamente possibile. Allora io me lo ricordo il presidente Ceccarelli che vi controllava, come vi assoldava
guardava la fotografia, non piacevano orecchini, piercing, robe strane, era, e dovevano essere messe in una certa maniera, la signora un po' più buona. Io purtroppo non l'ho potuto conoscere bene il presidente Ceccarelli, perché è venuto a mancare dopo un mese che ero qui il primo anno, però diciamo che nell'aria si è respirata questa filosofia sin dall'inizio e credo che Marco appunto l'abbia portata avanti anche negli anni successivi quando appunto il presidente Ceccarelli non c'era più.